Ha ragione, i borghi sono fondamentali, ne torneremo a parlare fra poco. Adesso voglio coinvolgere un po' di sindaci, se riusciamo, mantenendo diciamo, questa linea di esempi concreti sulla situazione e sui progetti dei vostri comuni. Partiamo in questo viaggio rapido ma significativo da Empoli con la sindaca Brenda Barnini, prego. Grazie. Direi rispetto ai dati che sono stati presentati prima che la risposta che a me ha preoccupato di più è quella che i cittadini attribuiscono ai sindaci il 51% del potere di cambiare le cose, semplicemente perché senza un altrettanto 50% di collaborazione dei cittadini le cose non si cambiano e l'innovazione non si realizza. La seconda considerazione riguarda il mio comune, che in questo momento affronta un paio di discussioni belle impegnative a proposito di innovazione. Una che vede un investimento importante da parte di Ferrovie dello Stato, è andato via la D, ma era il nostro convitato di pietra in tutte le discussioni, è il raddoppio di un binario ferroviario, un investimento da 230 milioni di euro, e come tutti però gli investimenti importanti si porta appresso una marea anche di punti di domanda e di criticità che vanno poi gestite sul territorio. Quindi io guardo con grande ammirazione, sono seduta a fianco a lui, al modello Ravenna, come sono riusciti a portare in fondo una grande opera con la coesione territoriale, perché questo deve essere il principale compito dei sindaci. Se i cittadini percepiscono che i sindaci mettono in secondo piano le loro esigenze anche di comprensione dell'innovazione, l'innovazione non si realizza. Il secondo punto, e chiudo, così sono stata rapidissima, anche perché devo andare a prendere un treno tra poco. Un'infrastruttura. Esatto. Il secondo punto di cui stiamo discutendo riguarda invece la gestione dei rifiuti, altro grande tema che divide e fa tanto, tanto discutere i cittadini, con una proposta di investimento che supera i 400 milioni di euro e che ci dovrebbe traghettare, diciamo, oltre la stagione dei termovalorizzatori e delle discariche per andare verso il riciclo chimico. Detto così, sembra facilissimo e pieno di bontà, in realtà nel confronto con le persone è estremamente difficile. Quindi il mio messaggio è molto semplice: l'innovazione non deve essere diciamo così un bene in sé da rincorrere a tutti i costi, va costruita passo passo, perché se non riusciamo a portarci appresso le nostre comunità in questo processo, poi le opere non si realizzano e si torna tutti indietro invece di andare avanti. Il secondo messaggio, vedevo quel bellissimo sfondo finto, presumo, ma insomma era molto bello da vedere, della mega città alle spalle del primo relatore. Ecco, noi non dobbiamo reiterare l'idea che sia quella l'immagine dell'innovazione. Innovazione in un paese come il nostro è anche e soprattutto fare in modo che i cittadini possano continuare ad abitare le proprie comunità e che tutto il territorio nazionale non si spopoli per andare a vivere tutti all'interno dei grandi centri, perché in questo modo noi avremo bisogno di investire sempre di più per far star bene le persone, e in realtà costruiremo un paese che è meno capace di sfruttare tutte le sue potenzialità. Grazie, grazie, grazie sindaca. Oh, in termini di alleanza con i cittadini, che permette, moltiplica la forza del sindaco, dell'amministrazione di cambiare la realtà, vorrei interrogare Marco Bucci, sindaco di Genova, che appunto di questa alleanza, diciamo, con i cittadini che permette di cambiare la realtà in modo anche più efficace, più rapido, più veloce del normale, ne sa qualcosa, è un esperto per quello che è stato vissuto a Genova. Naturalmente il riferimento al Ponte Morandi è un riferimento a una situazione straordinaria, eccezionale e auspicabilmente non ripetibile. Tuttavia lì c'è stata quell'alleanza tra una forte domanda dei cittadini e un forte impegno dell'amministrazione pubblica, che qualche volta è chiamata anche ad andare un po' fuori, no, dai ruoli tradizionali del mansionario
consueto. Ecco, lei come la vede? È una, questa alleanza e questa forza aggiuntiva è un modello replicabile? Intanto grazie per l'invito, grazie per essere qui. Chiedo scusa se ho il berrettino in testa, ma ho una ferita di 17 punti, quindi lo spettacolo sotto è molto peggiore dello spettacolo che vedete adesso, quindi chiedo scusa per questo. Ai coraggiosi che sono rimasti qui senza ancora aver mangiato, volevo dedicare due punti. Primo, rispondo alla domanda. È vero, siamo partiti da un'emergenza, l'emergenza che ci ha detto che la città non era in ginocchio e che quindi bisognava tutti rimboccarsi le maniche per risolvere un grandissimo problema, avevamo la città divisa in quattro. Però quello che conta è che di fronte a un'emergenza tutte le amministrazioni si sono messe d'accordo, basta conflitti, si va tutti nella stessa direzione e i cittadini per primi hanno dato l'esempio alle amministrazioni che quando c'è un problema grosso tutti si mettono assieme e cercano di risolverlo. Ecco, questo è un modello assolutamente replicabile, anche perché oggi, con tutte le infrastrutture che dobbiamo costruire con i fondi del PNRR, noi abbiamo un'opportunità enorme, un'opportunità che forse non ci sarà per i prossimi 20 anni, un qualcosa che noi dobbiamo non solo alla nostra generazione, ma alle future generazioni, e se non lo approcciamo in questo modo, come diceva prima il sindaco di Firenze, ma anche altri sindaci, non riusciremo mai a farcela. Quindi direi è quasi obbligatorio e ci mettiamo tutti d'accordo e lavoriamo tutti con lo stesso principio, che non vuol dire fare tutti le stesse cose. Ognuno deve fare il proprio lavoro, ma con il medesimo obiettivo. Faccio un esempio di alcuni comitati. È vero che ci sono i comitati del no, ma i comitati del no, se si sanno leggere, nel nostro caso ad esempio proprio per la ricostruzione del ponte, con l'abbattimento, con l'esplosivo, hanno dato 2 o 3 soluzioni tra le 10 e 50 cose che volevano dibattere, che poi alla fine sono servite sul serio. Quindi tutti quanti possono portare un contributo positivo e quando si riconosce un contributo positivo a quelli che veramente lo portano, ecco lì che hai trovato un alleato, hai trovato un sistema che funziona e hai trovato una città che ti sta dietro e che ti segue. Ricordiamoci che il compito dell'amministratore e del sindaco è quello di essere un facilitatore. Noi non facciamo le cose che devono fare i cittadini, le imprese, i turisti e quelli che vivono in città. Noi dobbiamo costruire un sistema che faciliti cittadini, imprese e turisti a raggiungere i loro obiettivi. Questo è il nostro lavoro. E l'infrastruttura gioca un ruolo fondamentale in questo, perché l'infrastruttura deve consentire, come l'amministrazione, quindi come la burocrazia, a tutti di raggiungere i propri obiettivi. Ne avete parlato tantissimo di infrastruttura, non voglio aggiungere altro. È ovvio che non ci sono solo strade e ponti, è ovvio che non c'è soltanto la ferrovia, ma ci sono anche le infrastrutture digitali, ma non si parla mai dell'infrastruttura a mare, ad esempio. 7.500 chilometri di coste, dove noi per fare una diga franciflutti, ma dico 4 massi per evitare che una casa prenda le onde, dobbiamo chiedere 100.000 permessi, incluso Roma. Ecco, questa è una cosa che va cambiata completamente. La burocrazia qui non diventa un facilitatore, diventa un complicatore. E quando le amministrazioni sono percepite dai cittadini come ufficio complicazioni di cose semplici, ricordatevi che il nostro rapporto con i cittadini è rotto completamente. E al mattino ci prendono e ci guardano, 2 volte che passiamo per strada, tu non sei un mio amico, tu sei uno che mi stai complicando la vita. E questo è totalmente scorretto. Quindi noi dobbiamo fare in modo che invece di essere facilitatori nei loro confronti e fare le cose bene, in fretta, e al minor costo possibile. Questi sono i 3 punti fondamentali di ciascun progetto infrastrutturale, ma anche di qualunque altro progetto dell'amministrazione. Bene, in fretta e al minor costo possibile. Il Ponte San Giorgio è stato proprio questo, e questo per questo che è diventato così, è famoso anche dal punto di vista internazionale. Ma non è solo questo, può essere fatto con qualunque tipo di infrastruttura. Mentre l'ultimo secondo lo rubo per citare un'altra infrastruttura fondamentale che oggi sta andando in crisi, e che è quella dell'acqua. Noi che siamo sul mare sappiamo cosa vuol dire l'acqua, anche se salata, va bene lo stesso, si può pulire dal sale. Però l'acqua è fondamentale oggigiorno. Il ciclo dell'acqua noi l'abbiamo massacrato con perdite del 30, 40, 50% nella rete idrica. Oggi non ce lo possiamo più permettere. Facciamo un'infrastruttura digitale e non siamo in grado di dare ai cittadini un servizio come l'acqua? Pensate a cosa è successo quest'estate. Ecco, rivediamole queste cose, perché tutta l'infrastruttura fa parte dei nostri servizi, come la mobilità, come l'elettricità, come l'energia, come i rifiuti, che giustamente hanno citato prima.
sono l'infrastruttura di base che noi diamo alle nostre città e di cui siamo responsabili. Questo è il nostro lavoro e se lo facciamo tutti assieme raggiungiamo l'obiettivo per i nostri cittadini. Grazie. Grazie. Stessa domanda a De Pascale. Lei deve fuggire, me l'hanno detto. Buon lavoro. Stessa domanda a De Pascale, perché appunto è stato citato poco fa come esempio Ravenna di costruzione di una infrastruttura, diciamo, molto dibattuta, però si è fatta e tutti insieme, tutti d'accordo. L'alternativa di cui si discute nel dibattito pubblico, ogni tanto viene fuori l'idea: militarizziamo il territorio X, Y, questo verbo militarizzare, che peraltro in questi tempi meno lo si usa, meglio è. Quindi le chiedo come si fa, e nella giacchetta da presidente del Lupi, visto che Bucci citava l'acqua, mi veniva in mente le province, un ruolo che potrebbe tornare a essere rafforzato delle province, potrebbe secondo lei aiutare anche a costruire un dialogo con i territori su sistemi a rete che non si riducono nello spazio di un comune, perché tolti pochi, i comuni sono più piccoli delle reti che ospitano. Prego. Sì, adesso due temi diversi, provo a fonderli. No, io credo che dai tanti interventi che si sono succeduti e che, diciamo, a me sono venute in mente due vicende che ho vissuto direttamente da sindaco, molto diverse fra loro. Io mi sono insediato da sindaco nel 2016 e mi capirà, credo, il mio collega sindaco portuale Bucci, avevo, diciamo, da gestire un progetto insieme all'autorità portuale che da 20 anni teneva bloccata la città sull'approfondimento dei fondali del porto. 20 anni di cause, dibattiti, denunce, autorità portuali, commissari, cioè tutte le vicende possibili e immaginabili. 5 anni di lavoro, ventre a terra, con la collaborazione di tutti gli enti, con la regione al mio fianco, ho parlato con tutti i governi, tutti i ministeri, siamo arrivati a inaugurare il cantiere alla fine del mio primo mandato. Quindi 5 anni di sofferenza per un progetto da 400 milioni complessivamente, che per noi è vitale perché significa dare prospettiva al nostro porto, abbastanza banale da un punto di vista ingegneristico: scavare il porto e fare banchine nuove. Poi mi è capitato nei mesi scorsi di vivere con il presidente Bonaccini l'autorizzazione di uno dei due rigassificatori. Di cui parla il nostro paese. Da noi è stato affrontato con tutta la comunità, le associazioni imprenditoriali, con i sindacati. Ovviamente anche noi avevamo dei contrari, perché non è, diciamo, verrebbe Amnesty International se davanti a un progetto non ci fosse qualcuno che legittimamente ha il diritto di dissentire, ma alla fine il progetto è stato approvato addirittura all'unanimità all'interno del Consiglio Comunale. Ma qual è il nodo? Che in 120 giorni gli stessi enti che hanno impiegato 5 anni ad autorizzare un progetto tutto sommato semplice, con una procedura commissariale hanno approvato un progetto da 1,1 miliardi, con un impianto di incidente rilevante, con 40 chilometri di tubo da dover far passare nella città. E questo dici, beh, cavolo, sarai contento. No, sono inferocito, perché la vicenda di Genova, la vicenda di Ravenna, quella addirittura più complessa di Piombino, perché Gianni, a differenza di Bonaccini, diciamo, l'ha dovuto autorizzare con la contrarietà del territorio, quindi ha avuto ancora qualche problema in più, cioè, ci dimostra che in questo paese le cose si possono fare e quindi siamo due volte colpevoli quando non riusciamo a farle, o due volte colpevoli quando impieghiamo anni e anni e anni per fare cose che si potrebbero fare in poco tempo o in un tempo inferiore. In questo senso credo che ci sia la capacità come sistema paese di prendere le decisioni. Il nostro ruolo di sindaci è fondamentale sia, diciamo, nel dialogo con le popolazioni, nel dialogo con la cittadinanza, ma anche in termini di feedback con il governo. Io sto incontrando i nuovi ministri, credo che avere con chiarezza dal territorio quelle che sono le progettualità che hanno il consenso della comunità e quelle che invece non ce l'hanno evita a tutti di far perdere anche molto tempo. E poi dico l'ultima cosa, che però questa è importante, almeno per me,
Noi diciamo siamo soliti chiedere, e questa per noi è una grande assemblea come sindaci di rivendicazione rispetto alle nostre esigenze, anche col nuovo governo. Io penso che noi dobbiamo anche riprendere una stagione di autoriforma e di innovazione nel sistema degli enti locali. È andata via la mia collega da poco, cioè noi dobbiamo portare tutto questo sistema paese a poter competere. Oggi noi abbiamo comuni piccoli, comuni molto piccoli, che davanti alle sfide del PNRR rischiano di fare la corsa fra agenzie di Stato a chiedere a qualcuno di aiutarli nel progettare un'opera o progettare un'altra. Ma questo non è un modello di sistema, non è un modello strutturale. Noi abbiamo bisogno, io vengo da una provincia dove siamo 18 comuni, di cui 6 in un'unione di comuni e 9 in un'altra, dove hanno conferito tutti i servizi e dove i sindaci lavorano in squadra. In provincia lavoriamo in squadra e noi speriamo, dalle cose che ha detto anche Calderoli, dalla ristrutturazione di questo livello di governo, città metropolitana e provincia, possa derivare una maggior forza ai territori, una maggiore organizzazione dei territori. Però ripeto, noi dobbiamo difendere quella nostra capillarità, quella nostra presenza in tutto il paese come sindaci, però con una maggiore capacità di lavorare insieme e di riuscire a garantire in tutto il paese i medesimi servizi, la medesima qualità e anche la capacità di far cadere a terra gli investimenti, perché dobbiamo chiedere, ma dobbiamo anche, credo, tutti noi metterci in discussione per aprire una nuova stagione di cambiamento anche dentro il comparto delle autonomie locali. Grazie, grazie De Pascale. Parte di questo cambiamento, e chiedo l'aiuto di Clemente Mastella, sindaco di Benevento, parte di questo cambiamento passa anche proprio dalla poltrona del sindaco. Allora, abbiamo detto, si riesce a fare l'infrastruttura discussa meglio se si riesce a costruire il consenso intorno all'intervento, al tal'altro, evitando quindi il blocco del classico comitato del no. Mentre ascoltavo questi racconti mi veniva in mente che costruire il consenso per poi prendere la decisione e far accadere una cosa è esattamente il mestiere della politica e della politica locale. Il PNRR e tutto quello che stiamo dicendo non può essere anche lo strumento per ricostruire e rivendicare questo ruolo della politica, che vuol dire sì decidere, ma decidere dopo aver costruito il consenso dei cittadini. Ma guardi, grazie. E mi spiace per quelli che siamo qua in maniera un po' rarefatta rispetto agli altri argomenti trattati precedentemente. Non lo so, io ho fatto esperienza di vita politica nazionale, di quella della balera della mia periferia. Ritengo molto più esaltante questo aspetto della vita, della mia declinazione finale, più legandomi alla mia comunità in maniera più diretta e immediata, riscontrando l'immediatezza di questa connessione, di quando sia stato, di quando parlamentare, filtrando altrimenti attraverso la mia posizione parlamentare migliaia di miliardi, non sapevo dove andassero. Qua li scontriamo. Però legare assieme e annodare le fila tra il consenso rispetto ad opere da richiamare, e occorre anche a volte una funzione un po' dirigista, perché sconti il fatto che nel consenso da portare avanti ci sono anche opposizioni precostituite e preconcette, però è il dovere di andare avanti. Qual è la cosa, anche ascoltando il sindaco di Genova, che mi pare abbastanza irreale? Io ho ritenuto e ritengo negli ultimi tempi irreale ci siano regioni a statuto speciale e altre regioni normali. Non si capisce qual è la ragione di questa straordinarietà, se non rivendicata nel richiamo costituzionale, di quello che oggi capita a tutte le regioni italiane. Perché Genova in un anno e mezzo riesce a fare e noi invece che non abbiamo posizione emergenziale o difficoltà non riusciamo a farlo se non in 5-10 anni? Allora credo che al di là di questa visione un po' romantica che tutti quanti coltivano venendo qua, esaltando il principio biblico da quale derivano le gesta all'interno della governance di una comunità da parte di tutti, dai vertici istituzionali, perché non dire che cosa fare? Io vorrei che ci fosse all'inizio di questo processo nuovo del Parlamento una forma non di ritualità meccanica, un po' barocca, un po' al di là delle righe, che salti noi qua e ci eccitiamo per quello che ci viene detto e non di quello che si riesce a praticare, sapere qual è una sorta di manuale da realizzare e da portare avanti. Il primo, l'ho detto anche ieri al Consiglio nazionale, in questa discussione che mi appare un po' sopra le righe tra il governo e le regioni, con la fine oramai della depauperata della centralità del Parlamento, dove stanno i comuni? Noi dobbiamo richiamare la Carta Costituzionale, i doveri, i compiti dei comuni,
perché sono stati questi compiti rarefatti estrapolati noi da parte delle regioni, che hanno accampato pretese surrettizie al di là di quello che è il dato che li tocca direttamente. O recuperiamo questa centralità che esiste, cioè, non soltanto perché, voglio dire, ho visto la prima immagine richiamando i comuni italiani che risalgono al Medioevo per quanto ci guarda, e quindi probabilmente i comuni hanno questa caratteristica storica che non avevano regioni, quindi siamo anche più bravi da questo punto di vista. Però vorrei che fosse un dato che dobbiamo portare avanti come ANCI, nella correttezza dialogante dell'incontro con gli altri, ma se non c'è questo è difficile. Io non posso aspettare, qua sono tra i pochi assieme al sindaco di Matera che parlo un linguaggio, una grammatica meridionale, per me è molto più difficile, renderete conto, perché abbiamo comuni asfissiati, in difficoltà, non sappiamo come fare per i bilanci, aspettiamo quello che c'è da fare, è molto molto complicato. Ieri Mattarella ha richiamato all'unità, ma dov'è l'unità? C'è una separazione di fatto che avviene, un linguaggio che viene parlato in maniera disarticolata, e questo francamente non va. Allora credo che noi che abbiamo all'interno dell'ANCI questa grande capacità di mettere assieme, di mettere da parte, registrando, diciamo, il dato e la parzialità del territorio partitico, qua può venire un modo con il quale rinnoviamo in maniera diversa per un rilancio questo dato e la carta costituzionale, che è l'unica con la quale possiamo fronteggiare i problemi che ci sono. Dopodiché è inutile che dica la mia esperienza, io credo che faremo fatica soprattutto al sud, non soltanto al sud, ma non per il dato che il sud immarcescibilmente legato a una forma di secondarietà, no, assolutamente no, ci sono oggettive difficoltà in questo PNRR, le scontiamo. Io vorrei che nei prossimi mesi, insomma, ci fosse questo discorso che attraversa noi, che tocca tutti quanti, per dire che fare. La spina inflazionistica, la pulsazione, insomma, che avviene da tanti soccorritori, le soprintendenze che ci bloccano un po' dovunque, io devo fare anch'io dalle mie parti la 30 milioni di investimento, il PNRR per quanto riguarda la ferrovia, non riesco ad andare avanti perché c'è questa forma, diciamo, di controllo, a volte esasperante, della soprintendenza, e questo è un richiamo che bisogna fare, cioè mettersi d'accordo e vedere dove c'è il controllo, dove c'è la città del controllo e dove dobbiamo andare avanti in maniera serena. Allora non diamo più l'idea, e termino qua, che c'è un dato emergenziale che ci tocca anche emotivamente. Certo, dopo i fatti di Genova, chi non si incamminava nell'essere accanto a quelli di Genova, era anche facile per il sindaco di Genova, chiunque fosse al di là della capacità del collega Bucci, di fare le cose che non riesco a fare. Devo aspettare l'alluvione che è capitato a me o altre parti d'Italia? No, dobbiamo portare avanti in maniera regolare e simmetrica un dato dal punto di vista istituzionale sul piano dei logaritmi e dell'algoritmo che riguarda la disciplina da portare avanti tutti assieme. Non c'è più l'emergenza straordinaria, c'è il dato della normalità. Un paese forte quando rientra nella normalità, e i sindaci in questo ad accompagnare l'istituzione a tornare nella normalità. Grazie. Grazie, grazie Clemente Mastella. Allora giro le stesse considerazioni, Domenico Bernardi, sindaco di Matera, riusciamo a essere un po' straordinari anche nella normalità? Prego. Assolutamente sì, intanto... Pure ai tecnici di prima, non è che i sindaci sono qua, i tecnici di prima hanno dato 50 minuti, i poveri sindaci qua sono... questo non è, la tecnica è dopo la politica, occorre il primato della politica sempre, guardi, sempre. Non sono io il critico del primato della politica, è un problema di orario, prego. Grazie, un saluto a tutti i colleghi amministratori. Sì, assolutamente le sfide sono importanti, quella dell'innovazione per esempio tecnologica è assolutamente una sfida per le città d'arte e città turistiche come Matera. Nel 93 è patrimonio dell'UNESCO, capitale europea della cultura, città tra le più accoglienti, che vede nell'innovazione trasversale, perché l'innovazione non è solo l'infrastruttura tecnologica che ci permette di migliorare un aspetto, ma è un tema trasversale che può generare anche bellezza. La sfida appunto delle città d'arte, le città che vivono di turismo culturale, è fare in modo che questa innovazione possa creare per esempio infrastrutture culturali. Non so se c'è la possibilità di mandare delle immagini che ho inviato. La Casa delle Tecnologie Emergenti, per esempio, è una bellissima intuizione del governo Conte 1, mi pare. Le CTE sono 6 case, Matera è stata la prima finanziata con 15 milioni di euro e adesso nasceranno altre case delle tecnologie emergenti. Tecnologie emergenti, tecnologie di frontiera, quindi parliamo di blockchain, internet delle cose, realtà virtuale, industria creativa e culturale, quindi in qualche maniera vedete Torino, insomma Bari, Prato, L'Aquila e Roma e poi Matera ovviamente. Sono tecnologie perché di frontiera? Che ci permettono di
poter arrivare, diciamo, anche al mondo dell'impresa, alle start-up, ai giovani, attraverso un'osmosi urbana che è appunto rappresentata dalle case delle tecnologie. Sei laboratori a Matera open, aperti a disposizione di studenti del mondo appunto dell'università, di imprese, ma appunto dietro i quali laboratori ci sono centri di ricerca importanti, CNR, le università, e quindi tecnologie che sono anche costose, onerose, non possono essere, diciamo, utilizzate nelle aziende, anche nelle nuove start-up. Queste case creano quel cuscinetto per un trapasso di competenze, di conoscenze, molto importante anche il coinvolgimento, diciamo, degli studenti. Tecnologie, infrastrutture, innovazione, tema importantissimo, però la domanda è: 15 milioni, d'accordo, noi oggi abbiamo questa infrastruttura tecnologica all'Hub di San Rocco di Matera, ma la gestione poi di queste case diventa un grande punto interrogativo, e qui mi riallaccio anche ai grandi finanziamenti che abbiamo col PNRR. Il piano di, appunto, di rinascita ci permette di rigenerare in chiave anche urbanistica dei luoghi, di creare nuove scuole, nuove infrastrutture culturali, ma la gestione poi rimane anche qui un punto interrogativo, perché insomma con l'incaro utenze abbiamo la paura, il timore, il dubbio su come poter andare a sostenere le spese per pagare le utenze delle nostre scuole, dei nostri impianti sportivi, figuriamoci impianti energivori come anche quelli che ci offre il PNRR sulla rigenerazione urbana. Quindi il tema della gestione è molto importante. Sì, ci sono, come dire, i partenariati pubblici privati, la strada delle fondazioni comunali, molto suggestiva, però per fare in modo che poi l'interesse privato monetizzi troppo eccessivamente queste situazioni, dalla casa delle tecnologie emergenti appunto a tutto ciò che possiamo rigenerare col PNRR, ci vogliono dei sostegni nella governance anno per anno. Il sottosegretario, e concludo, prima ha detto una cosa importante, che gli archivi per esempio comunali possono essere digitalizzati, il tema delle digitalizzazioni molto importante, ci permette di creare delle narrazioni anche per quel turismo delle radici, parliamo di 80 milioni di persone nel mondo che possono tornare in Italia, quindi di seconda e terza generazione. L'ENIT ci dice sono 7 milioni viaggiatori delle radici. Matera ha ospitato adesso un evento di questo genere, 4 miliardi di fatturato, però se non abbiamo archivi comunali che possono essere fruibili, alberi genealogici che possono essere costruiti da remoto, non possiamo ospitare questi viaggiatori che peraltro nei comuni più piccoli possono avere l'opportunità di ritornare alle proprie origini, e quindi dobbiamo puntare su un'innovazione che possa essere gestibile anche nel futuro, gestibile non soltanto nel progetto, nella fase di start-up, ma anche successivamente. Quella è la sfida. Grazie. Grazie, grazie. Gianna Fracassi, vice segretario generale della CGIL, come vede dal punto di vista, diciamo, prima di tutto dei cittadini e poi anche in termini di sviluppo, creazione di posti di lavoro, questo ruolo così bifronte dei sindaci, no? A metà tra i vecchi problemi e, come dire, il sogno di una possibilità di far diversamente. Prego. No. Adesso? Ora sì. Ma penso che sia un ruolo molto difficile in questa fase, perché non c'è soltanto i temi che stiamo attraversando adesso, sei anche in una condizione di grave difficoltà sociale, è inutile stare a girarci intorno, e ovviamente i sindaci sono i primi soggetti, il primo, diciamo, primo punto in cui i cittadini fanno riferimento in caso di difficoltà. Sulle questioni invece della trasformazione e dei modelli di trasformazione dico due cose. Prima di tutto, qual è il punto? È vero, ha ragione Ibarra, noi ci stiamo dimenticando che non è che qui dobbiamo soltanto affrontare un salto tecnologico, direi epocale, che sta trasformando il lavoro, i modelli di produzione, le nostre città. Vedevo adesso che il sindaco di Matera ci faceva nelle slide faceva vedere questa sperimentazione dei digital twin, no? Che è molto interessante.
Allora, non c'è solo questo, c'è anche la riconversione verde, che è l'altro grande corno. Allora, non è facile affrontare queste due fasi, che tu sia un sindaco o io credo, se non c'è un grosso impegno, un grosso coordinamento nel rapporto tra territorio e Stato nazionale. Seconda questione, abbiamo le risorse, questa è una buona notizia perché generalmente dobbiamo affrontare cose molto complesse senza avere le risorse, abbiamo qualche problema di spesa, non stiamo a girarci intorno. Prima questione, e penso soprattutto agli enti locali, tra l'altro lo dico perché l'abbiamo detto al ministro Fitto la scorsa settimana quando l'abbiamo incontrato, ma sta in tutti i nostri documenti da quando abbiamo iniziato a avviare il tema PNR nel rapporto col Parlamento o con i presidenti del Consiglio che si sono succeduti. Non è possibile pensare a investimenti che hanno queste caratteristiche se non si rafforza in maniera decisa la governance territoriale, se non si rafforza la capacità amministrativa, soprattutto dei piccoli enti locali, perché questo rischia di lasciare indietro esattamente chi avrebbe più bisogno. Questo è il primo problema. Il secondo è quello della spesa corrente, perché io posso decidere di fare qualunque cosa, ma se poi non ho le risorse per poter sostenere soprattutto gli investimenti sull'inclusione, magari decido di non partecipare. Terza questione, il livello della partecipazione. Io comprendo il tema della semplificazione, che è un tema in questo Paese, ma non possiamo dimenticarci, e ce l'ha ricordato la prima relazione, che oggi paradossalmente, anche se siamo in una fase diciamo più individualista, ma il senso di partecipazione da parte dei cittadini è molto forte. I processi di trasformazione devono essere il modo in cui consenti di partecipare, con le difficoltà che ci sono quando ci sono degli investimenti che, come dire, hanno bisogno di avere più partecipazione, non meno, perché altrimenti ti trovi, come dire, i comitati e quant'altro. Partecipazione, rafforzamento sul versante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mi consente di dire una cosa ed è l'ultima, 30 secondi perché so che non c'è tempo, sulla digitalizzazione. C'è un tema che io pongo all'attenzione dei sindaci, che noi abbiamo posto all'attenzione del Governo nazionale, la questione dei dati, che veniva citato anche dal sottosegretario, è una questione essenziale, non è banale, perché qui stiamo giustamente facendo una rivoluzione anche sul versante del controllo della possibilità di accesso, ma stiamo utilizzando dati parzialmente dei cittadini e in parte, una parte di questi dati è già in possesso di soggetti, di grandi multinazionali che non sono altruiste, la dico così, no? Che non consentono all'interesse pubblico, in questo caso per esempio i sindaci o chiunque altro, di poterli utilizzare. Questo è un tema serio, è un tema che non possiamo pensare di risolvere se non in una dimensione di considerare queste risorse come beni comuni per le comunità e anche per lo sviluppo del Paese. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Allora, chiudiamo in bellezza, va, questa tavola rotonda complicata con Fiorello Primi, che ringrazio per la pazienza, presidente dei borghi più belli d'Italia, sono stati citati prima, il bando sui borghi ha creato anche quella della linea A, in particolare qualche piccola polemica, diciamo così, sulla distribuzione dei fondi. Qual è la situazione, come vedete le prospettive? Prego. Sì, grazie, buongiorno, dulcis in fundo, parliamo di borghi. Fino adesso abbiamo parlato di città medio-grandi, ma la questione, credo una delle questioni prioritarie, perché sono un po' la summa di tutti i problemi che sono stati citati, sono proprio i piccoli centri, soprattutto quelli che si trovano nelle aree interne, dove parlare di innovazione sicuramente è un futuro. Oggi dobbiamo parlare di infrastrutture, come si raggiungono, quindi di accessibilità fisica e digitale, quindi dobbiamo creare servizi. Si tratta di sanità, di scuole, di trasporti. Cioè, questa storia che l'Italia e tutti quanti i cittadini sono uguali non è vera, perché ci sono quelli più uguali. Chi abita nei piccoli centri è sicuramente meno uguale perché ha meno possibilità di accedere ai servizi. E questo è un problema serissimo, perché poi comporta
lo spopolamento progressivo, perché soprattutto i giovani se ne vanno. Noi che siamo l'associazione, l'unica associazione che è nata all'interno dell'ANCI, viviamo all'interno dell'ANCI, siamo posti proprio l'obiettivo di dare una possibilità ai giovani di poter scegliere se restare o andarsene da un piccolo centro. Ma è un lavoro immane, cioè i problemi sono enormi e non sono solo problemi di carattere burocratico, perché credo che i piccoli centri rimangono sempre in fondo alla lista, anche questa mattina. Questa mattina no, è vabbè, stato però... Chiaramente la prendo come provocazione. Casuale. Sì, assolutamente sì, però ne approfitto, no? Va bene. Rimangono sempre in fondo alla lista dei problemi. Diciamo che per la prima volta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato fatto un piano nazionale borghi che vabbè, ha provocato problemi, polemiche rispetto alle linee A, i famosi 20 milioni per il singolo borghi, poi vedremo se riusciranno a spenderli questi 20 milioni, soprattutto quelli che sono stati assegnati a piccoli centri. Però sulla linea B c'è stata una dimostrazione di forza enorme da parte dei piccoli comuni, perché sono state presentate più di 1700 proposte. Erano complicatissime, solo la parte burocratica, formale, era molto complicata. Ci sono dei sindaci probabilmente che sono andati anche in analisi dopo aver presentato questi progetti, perché hanno lavorato fino a tarda notte per giorni e giorni. Però ne sono stati poi selezionati circa 600, ma hanno avuto finanziamenti solo 268. Allora, questi altri 300 erotti che hanno comunque superato l'esame della commissione, ma li vogliamo lasciare persi? Cioè li lasciamo dentro i cassetti? Io credo che invece sia il governo nazionale che le regioni dovrebbero farsi carico di questi 300 comuni che hanno presentato questi progetti che sono stati validati e finanziarli quanto prima, perché significa portare sì innovazione, portare sviluppo, portare lavoro, permettere magari a qualche giovane di aprire qualche attività. Se noi non riconnettiamo questo paese tra la grande città, la periferia, la campagna, i territori, i borghi, probabilmente non usciremo da questa crisi. E soprattutto i sindaci dei piccoli centri oggi che si trovano, io ho fatto il sindaco tanti anni fa, 20 anni fa, dove probabilmente era più semplice, oggi veramente sono una sorta di eroi, no? I sindaci dei piccoli centri, perché la crisi finanziaria e poi il Covid e poi la siccità e poi la guerra e la questione energetica. Vogliono fare le comunità energetiche? No, non si possono fare perché mancano i decreti attuativi. Noi abbiamo più di 50 sindaci che si stanno impegnando per fare le comunità energetiche e non possono andare avanti perché non sanno come andare avanti. Quindi c'è un problema enorme che va affrontato alla radice attraverso, io dico, un piano nazionale strategico per i piccoli comuni e per i borghi italiani. Questo anche per risolvere i problemi delle grandi città. Grazie, grazie, grazie anche a Fiorello Primi, grazie a tutti voi e soprattutto grazie a voi, ma nessuno di voi si è allontanato, io ero girato di qua, non siete andati a pranzo, no? Vero? Bravissimi. Grazie davvero a tutti per la pazienza. Allora, non alzatevi di lì perché adesso arriva un momento molto importante nuovamente. Sempre in tema di infrastrutture. Ora io non so spiegarvi se l'intervento di adesso del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che abbiamo in collegamento, stiamo ultimando il collegamento, non so dirvi se è la chiusura della sessione precedente o l'inizio della sessione successiva. Adesso faremo un referendum online per stabilirlo, perché è importante, diciamo, come mozione d'ordine, ma mi dicono che il collegamento c'è, giusto? È collegato già,